Connor McLean, eccola qui. Bene. Vediamo, finora devo dire che insomma sì, è stato un bel inizio. Direi proprio di sì, comunque stiamo vedendo una ginnastica di alto livello da tutte le nazioni. Anche al volteggio la Francia, la Trave, abbiamo visto la Black prima, molto bene. Ecco, doppio teso con un avvitamento, iniziamo veramente ad andare a grandissimi livelli. Abbiamo visto anche la Jones prima in una parte coreografica sì, quasi danzata. Che ricorda molto i corpi liberi proprio dell'NCAA, sì, che sono un po' particolari. Il torneo universitario. Esatto, il torneo universitario. C'è tra l'altro la nostra Clara Colombo. Sì, e altre, anche Sydney Saturnino. Saturnino, sì. È bellissima questa cosa, sono delle gare molto belle da seguire e proprio lì lavorano tantissimo sulla parte danzata. Perché si lavora col codice vecchio, quello del 10, quindi magari possono permettersi di concentrarsi un po' di più sulla parte coreografica. Però direi che sì, come proprio detto tu prima, ancora c'è da lavorare, ma sicuramente ci stanno provando le statunitensi a lavorare un po' sulla parte coreografica. E quella acrobatica direi che non manca. No, beh, è chiaro, da lì aggiungono anche questa parte dove erano magari più attaccabili e che quella sì, che dicevo ha permesso a Vanessa Ferrari di conquistare la sua meritatissima medaglia olimpica. Un po' scarsa nell'arrivo, sì, fuori pedana, dicevo appunto la bellezza della vittoria. Il campionato europeo juniores, sì, ora siamo al corpo libero con sì, Elle Mueller, sì, la statunitense tutta sbrillucicosa sì, nel suo bellissimo body celeste. Sì, parte con un doppio avvitamento e mezzo dietro collegato a un salto avanti, sì, con un bel passo e un fuori pedana. Ecco, oggi sicuramente le nostre giudici internazionali che sono in gara saranno molto molto attenti al nuovo codice, quindi a tutto ciò che questo comporta. Ci sono tantissime nuove voci sulla parte artistica, sulla parte coreografica, e veramente siamo sempre più sulla via del diciamo che ci deve essere proprio un ballo e tanto impegno e tanto lavoro da fare in palestra sulla parte artistica. Intanto molto bene questi doppi giri in accosciata, parte a terra, collegamento che non deve essere solo sdraiarsi per terra, ma bisogna proprio creare dei movimenti e anche abbastanza fantasiosi. Musica molto energica, coreografia che potrebbe essere un pochino più interpretata, un doppio raccolto con un passone indietro. Ecco, diciamo che come primo esercizio eravamo abituati forse a un USA